Senti, conosci un certo Felipe, un cliente di qui? Sì, lo conosco. Ma quale Felipe? Su, avanti, il bassetto, quello che vince sempre a dadi. Credo che sia andato al telefono. Eccolo, sta venendo. E mettine un po' di più. Così? Perfetto, grazie. Ciao, Felipe. Scusa, amico, ma proprio non... Sì, capisco. Sono cos'è, di Avila, il garage. Scopristi tu che eravamo quasi parenti. Sì, certo, scusa, mi sono sempre così distratto. Vuoi conoscere una di queste signore, eh? No, non sono venuto per questo. Ho deciso di stabilirmi in città. Bene, allora bisogna brindare, Pili. Dimmi. Porta da bere per questo amico. Che vuole? Gin con acqua. E tu? Un altro whisky. Però, Sei capitato qui per caso? No, ti cercavo. Avevi detto che se avevo bisogno di te, t'avrei trovato qui. E che vuoi? Laggiù si parla meglio. Però, simpatico come posto. Si può anche toccare. Ma se ci tieni, ma per me è una spesa assurda. Bella, vieni qui. Dici a me? Allora, che cosa volevi dirmi? Ma t'avverto, se si tratta di denaro mi trovi a secco. No, i soldi li ho io. Ehi, ma che parente simpatico. E questi sono per voi? Sì. Offrite da bere anche a me? Dopo, tesoro. Adesso dobbiamo parlare di affari. Può darsi. Oh, affari, ma vi sembra il posto per parlare d'affari? Allora, ti ascolto. Quella volta mi dicesti che qui ci sono vari sistemi per far denaro in fretta. E te lo ripeto. Se non è sicuro non mi interessa. Non voglio correre rischi. Perdere i rossi? Devono dare un po' di spettacolo, amico. Si comincia vincendo e poi la fortuna gira e perdono. Sicuro che gli hai dati i soldi? Ma che fai? Non hai più fiducia in me? Non lo so. Ma che cosa dici?
Ecco, guarda che t'avevo detto, eh? Cominciano a perdere. Abbiamo già il denaro in tasca. Lo spero. Sicuro. Per chi ha scommesso? Non lo so. Mi auguro che non abbia scommesso per gli azzurri. Fanno proprio pena. Lui dice di no. Ma dove diavolo è andato a cacciarsi? Quel tizio che stava con lei? Sì. Correva verso l'uscita. Ma che non ci vedi? Se non ci vedeva ti prendeva in piedi. Senta, ha visto uscire Felipe da questa parte, per caso? Per di qui no, forse dall'altra uscita. Grazie. Ce ne andiamo? Perché non aspettiamo la prossima partita? Sì, sì, restiamo, cerchiamo di vincere ancora. Sì, va bene, restiamo qui. Mi dica, buongiorno. Ha perduto molto? Tutto. Non beva più. Non mi serve la balia. Qui si sa, c'è chi perde e chi vince. Perdere? Sono stato fregato da quel tale che stava con me. Ho capito. Le ha proposto scommesse truccate, vero? Succede a chi viene da fuori. Ma io quello lo ritrovo. E vedrai che gli combino. A quello? Quando fa fesso qualcuno scompare per dei mesi. Scorda i tuoi risparmi. Volati. C'è poco da ridere. A lui piace ridere. Vero? Amico, sei tu che fai ridere. E allora, ridi. Ah? Ah. Oh, basta, Carlos. Quando vuoi. Avvicinati un po'. Ecco.
Buongiorno, ti sei svegliato finalmente. Hai un aspirino? Sì, in bagno. Di un po', sei sempre attaccabrighe come stanotte? Avevo bevuto troppo. Mi ricordo soltanto che mi hanno ripulito le tazze. Su questo è meglio che ci metti una pietra sopra. Già, lo credo anch'io. Com'è andata la doccia? Mi ha rimesso al mondo. Perché mi hai portato qui? Se non l'avessi fatto, adesso saresti in qualche altro guaio. Se hai intenzione di continuare a farmi da balia, sarai costretta a sopportarmi. Ah, il duro comincia ad ammorbidirsi. Mi sono veramente comportato tanto male? Ma diciamo che sei stato un po' violento. Senti, tutte queste foto, passatempo o lavoro? È il mio mestiere. Guarda. Industriali, pubblicitarie, moda, arte astratta. Ti piacciono? Non sono male, però preferisco te. Come ti chiami? José. Io, Elisa. Attenta a prendere bene la luce sul viso, eh? Posso collaborare? Dipende da quello che intendi per collaborare. Questa volta prometto di non rompere niente, eh? Vediamo. Girati un po'. Bene. Adesso tu. Abbassa il pannello. Firma. Molto bene, Nati. Ancora un'altra, Nervi. Firma. Ecco, stupendo. Girati. Così. Un momento. Vado a cambiare la pellicola. Buonasera. Vedo che siete in piena attività. Scusate l'interruzione, ma prometto che sarà solo per un momento. Ciao, piccolo. Ciao, Pablo. Brava, continui a sceglierle bene le tue modelle. Ah. Ma questa signorina non la conosco. Il conte de Moncada, Narvi. Norvegese. Solo dal paese dei fiordi poteva nascere un simile incanto. E il giovane, anche lui un modello? No, è un mio amico. Cos'è? Lieto di conoscerla. Elisa, sono venuto a darti una buona notizia. Finalmente il giorno 15 esporrai alla Sala Minerva. Grazie, Pablo. Beh, non ne sembri particolarmente entusiasta. Al contrario, lo sai che è più di un anno che sto lavorando solo per questo. Ci siamo riusciti. Ti presenterò al fiorfiore della critica. Sei un tesoro. Bene, io vado. Voi avete da lavorare e io ho gente che mi aspetta. Ti chiamerò giovedì, cara. Arrivederci a tutti. Ciao, Pablo. Arrivederci. Buonasera. Che fai? Niente. Vado a fare due passi. Ti sei arrabbiato? Perché?
Smettila, lo sai bene di che cosa sto parlando. Vuoi dire del tuo conte? No, piccola. Però avresti potuto dirmelo. Detesto parlare di lui. Me ne sono accorto. In 2 mesi non ne hai parlato mai. Ma che vuoi che faccia? Con quello che guadagno non potrei permettermi... di mantenermi, vero? Non volevo dire questo. Ma lo dico io. E stavolta non posso offendermi. Cos'è? Tu sei l'unico che mi interessa. Tanto quanto quell'esposizione? È molto importante, devo rendermi indipendente, capisci? Ed è una grossa occasione per te. Vi sarà molta gente influente. Ti farai bene a conoscere. Cerca di capirlo. Certo, devo capirlo. Non vorrai andartene, vero? Ora che stai per aprirmi le porte del gran mondo? Non mi piace che parli così. Che stai pensando? Che per la prima volta mi ero dimenticato d'aver fretta. Non mi succederà mai più. È davvero stupendo. Secondo me la fotografia oggi è più all'avanguardia della pittura. Ah, indubbiamente. Io sto organizzando un servizio di scambi internazionali fotografici legato al turismo, naturalmente. Ma è un'idea veramente interessante. Molto. Dobbiamo riparlarne. Sicuro, anzi le telefonerò per andare a parlare. Scusatemi, puoi venire un momento? Si ricordi di telefonarci. Ci conti, è nel mio interesse. Sai che cosa mi ha detto Montero? Chi è Montero? È un critico. Un critico molto importante. Dice che sono un'autentica rivelazione. Brava. Ah, ah. Guarda, è arrivato Pablo. Ha avuto la sfacciataggine di presentarsi con sua moglie. Aspetta un momento. Grazie. Ciao. Grazie a te. E l'abbiamo fatta. Tutti i critici sono rimasti conquistati. Pensa, Ranz, che è uno dei più esigenti, vi ha detto che vuole conoscere. A me piacciono tutte le fotografie. E non perché sono amica di Elisa, è che lo dicono tutti. Infatti sono bellissime. Si annoia, vero? Lei crede? La stavo guardando. Credevo che qui si venisse per guardare le fotografie. Dipende. A volte ci sono cose molto più importanti da ammirare. Molto gentile. Un momento. Crede lei debba brindare con me? Perché, scusi? Sarebbe giusto. Non capisco. Guardi, suo marito sta brindando... con la mia ragazza. Ah, allora lei sarebbe il protetto della protetta di mio marito. Centro. La signora merita un premio. E grazie per essere venuta. Congratulazioni. Grazie. Sarai soddisfatta, no? Senti, sbaglio, ho già visto in qualche parte quel ragazzo che sta con mia moglie. Nel mio studio. Ah, sì. Certo. Sarei curiosa di sapere come viene pagato chi fa il suo mestiere. A un tanto per cento, forse? Gradirei che non continuasse su questo tono, signora. Allora, dal momento che non ho nulla di gradevole da dirle, buonasera. Pablo? Sì? Sono piuttosto stanca, andiamo. Subito, cara. Non ti congratuli con l'autrice? Grazie. Ciao, piccolo. Andiamo? Cameriere? Non mi spiego come fai a sopportare tante umiliazioni. Per la tua stessa ragione, cara. Il denaro. Ma lui non possiede un centesimo. È lei che è molto ricca. Non mi dire. Buongiorno. Dica alla signora che sono quello che le ha telefonato. La sta aspettando. Si accomodi. Madame, il signore che le ha telefonato. Grazie, Pedro. Può andare.
Buongiorno. Mi creda, non so ancora perché ho accettato di riceverla. Può darsi per curiosità. Ha detto che doveva dirmi qualcosa di importante. Importante per lei? Di che cosa si tratta? Vede, credo di essere in grado di troncare definitivamente la relazione tra la ragazza e suo marito. E pensa che questo sia importante per me? Beh, ho idea che per una donna come lei... Non si faccia idee. E specialmente che io le dia del denaro. Non mi interessa la sua proposta. Primo perché mio marito non protegge solo la sua ragazza, come lei la chiama. È una delle tante della sua collezione. E secondo, perché mi è assolutamente indifferente tutto quello che fa. E quindi non ho nient'altro da dirle. L'accompagno alla porta? Non si disturbi. So la strada. Mi dispiace di averla delusa. Ne è valsa la pena. Per poterla rivedere. Aspetti. Mi piace la gente che sa perdere. Inoltre lei è giovane. È attraente. Aggressivo. E senza scrupoli. Non permetto a nessuno di prendermi in giro. Non ne ho affatto l'intenzione. Lei è un uomo che potrebbe arrivare molto lontano se non perdesse il suo tempo in queste sciocchezze. Perché non tenta un'altra strada? Mi interessa solo la più rapida. Ho fretta ad arrivare. Dove? Dove sta lei? Non è semplice arrivarci. Lo so, ma voglio tentare. Effettivamente lei sembra capace di tutto. Se ha finito di prendermi in giro, toglierei il disturbo. Aspetti. Che c'è ancora? Mi dica, quanto pensava di chiedermi? Che importanza ha? Ha importanza. Intendo offrirle una somma che lei non si è mai sognato. Aveva detto che non le interessava. Non sia sciocco. Non mi riferivo a quello. E allora che dovrei fare? Uccidere mio marito. D'accordo? No, escluso. Non me la sento di commettere un delitto. Allora mi sono sbagliata. La credevo più ambizioso. Sono ambizioso, ma non criminale. Adesso la smetta. Si rende conto di quello che le ho proposto? Certo. Ammazzare uno che non mi ha fatto niente. Le ho offerto su un piatto d'argento l'occasione che cercava. Molto denaro, subito e facile. Facile. E adesso che sta a un passo per averlo, tira fuori scrupoli da vigliacco. Stia zitta. Non insista, si trovi un altro sicario. Crede che vada in giro dicendo a tutti che voglio disfarmi di mio marito? Mi sono fidata di lei e adesso non si può più tornare indietro. Lei crede? Se il mio denaro non è sufficiente, dimmi che altro vuoi. Thank you.
Ho tentato molte volte di separarmi da lui. Non sono mai riuscita a convincerlo. Sapessi quante volte ho tentato. Ma perché devi convincerlo? Piantalo e basta. È esattamente quello che lui vorrebbe. Così potrebbe togliermi fino all'ultimo centesimo. Non è tutto tuo? Sì, certamente. Ma è necessaria la sua autorizzazione unita alla mia per prelevare qualsiasi somma. Soltanto in caso di morte o di abbandono del tetto coniugale, l'altro potrebbe disporre liberamente del patrimonio. Così ha stabilito mio padre nel suo testamento. Siamo incatenati l'uno all'altro e finché lui vivrà per me sarà un incubo. Mi avvelena la vita con il suo disprezzo. Mi umilia con le sue amanti. E quando stavo sul punto di diventare pazza, arrivasti tu. Tenterò. E non solo per quello che tu mi offri, ma perché solo ora ho capito che sei tu che voglio. Tu e tutto quello che rappresenti. Per tutta la vita ho sognato di stringere tra le braccia una donna come te, di far parte del mondo in cui tu vivi, guardare in faccia tutti quelli che mi hanno umiliato solo perché portavo una tuta sporca di grasso. Capisci adesso la mia rabbia? Niente mi ripagherà degli anni perduti in miseria, niente. Qualunque cosa pur di non tornare indietro. Sarà molto semplice. Guarda, questa è la chiave della casa dove mio marito si incontra con la sua amante di turno. Una villetta di periferia. Ma allora non sarà solo. Lo so, è una spiacevole complicazione, ma non c'è altro modo. Prendi questa pistola e il silenziatore. Nascondila bene. La polizia non sospetterà di te. Pranzerò in casa di amici e sarà un ottimo alibi. E poiché tu ti impadronirai dei gioielli di lei, penseranno che sia stato per rapina. Quando? Appena saprò che si incontreranno. E vedrai che succederà presto. Ti telefono. Pronto? Parli più forte. Non si sente niente. Ah, è per te, José. José, questa notte.
sali da bagno? Non li trovo. I sali da bagno? Non lo so, cerca. Per favore, può farmi accendere? Tante grazie, signora. È una Ronson, vero? Come lo sa? Dallo scatto. Riconosco tutte le marche. Buonanotte. Tu, ven acá. ¿Qué pasa? ¿Cómo que qué pasa? Que me has dejado el coche como estaba. A ver si la próxima vez lo limpias mejor. ¿Te has enterado? Sí, señor. ¿A qué viene esto? Estoy harto y no quiero pudrirme en este oficio. ¿Y por eso ibas a destrozar un coche? Deme la cuenta. ¿Se puede saber a dónde vas a ir? A Madrid, a empezar otro camino. Usted es el dueño de esto. ¿Y qué? Mire la chepa que le ha salido de tanto inclinarse ante los clientes. Me dejaría cortar la mano antes de coger otra propina. Claro que a tu edad es natural que pienses así, pero recuerda ese letrero. Despacio, precaución. Es un buen consejo. Yo no soy un coche y voy a vivir sin que me manejen.
¿Tú crees? Sé lo que quiero y tengo prisa en conseguirlo. Allora? Fatto. È andato tutto bene. Pronto? Laura? Sta a sentire cos'è. Non devi più telefonarmi. Ti cercherò io entro un paio di giorni. Ma devo vederti immediatamente. Ma che dici? Non ci pensare nemmeno, sarebbe una pazzia. Ti dirò io quando, capito? Ho paura, Laura. Ho tanta paura. Qualcosa è andata male? No, assolutamente. Ma non ce la faccio a star solo. Va bene, fa presto. Sei stato pazzo ad andare in giro con tutta questa roba addosso. Me ne sono scordato. Non sapevo più quello che facevo. Calmati, la farò sparire io. È stato uno sbaglio, lo so. Anche venire qui è stato uno sbaglio. Ma non riuscivo più a ragionare. Mi è mancata la forza di restare solo per tutta la notte. Dovevo vederti, parlarti, raccontarti tutto. Me lo hai già raccontato. Adesso calmati. Dimentica, è passato. È facile dirlo. Dobbiamo dimenticare quel. Finalmente sono libera. Ho aspettato tanto. Mi sembra un sogno. Non avrei mai creduto di essere capace di fare una cosa simile. Adesso devi solo pensare che finalmente hai ciò che volevi. Ma sono stato costretto a commettere un assassinio. Sei ricco. Non ne valeva la pena? Non lo so. Non sei solo ricco. E lui meritava di morire. Aspetterò che mi telefoni. Ma non essere impaziente. Adesso non mi importa ad aspettare. A presto, amore.
volevo spaventarti, scusami. No, non sapevo che fossi in casa. Ero di sopra, nello studio. Stavo lavorando e ti ho sentita arrivare. Sei molto pallida, ma ti senti bene? Ti lascio sola. Buonanotte. E riposati. Sogni d'oro, cara. Ci vedevamo quasi tutti i giorni al circo. Quando l'ho visto per l'ultima volta? Ieri. Abbiamo fatto colazione insieme e gli ho dato la chiave. Pronto? Sì, sono io, mi dica. Hai visto i giornali? Danno un altro nome. Sì, infatti anche io li ho visti. Ma evidentemente deve esserci stato un piccolo equivoco. Quale equivoco? Che stai dicendo? No, io avevo scelto il vestito nero di seta. Va bene, però alle 7. Mi raccomando, mi faccia subito la prova, odio aspettare. Buongiorno. Oh, scusatemi, era l'atelier. Come le dicevo, era un grande amico. Sì, mi chiedeva spesso la chiave della villetta, ma chi poteva mai pensare? Non avrei mai immaginato che avesse dei nemici. Pare che il motivo sia stato il furto. Povero Alberto, non ti sembra incredibile? Allora, scusi, non il disturbo. Era mio dovere. Per qualsiasi cosa sono a loro completa disposizione. Dovrà soltanto venire in questura per la deposizione ufficiale. Naturalmente. Verrò oggi stesso. Senz'altro. Non potete immaginare quanto mi interessi che venga arrestato l'assassino. Esattamente quello che hai detto tu. Come potevo pensare che era un altro? Oltretutto ci si vedeva appena. La paura è successo per questo. Eri sconvolto perché non sei altro che un vigliacco. Come ho potuto fidarmi di te? Sì, hai ragione tu. Ho avuto paura perché non sono un criminale. Sei stata tu a costringermi. Costringerti? L'hai fatto per la tua ambizione. Tieni il denaro. Poi ti darò il resto. Laura, sai bene che ormai non sono i soldi che mi interessano. Mettilo via. Ci proverò di nuovo e stavolta non sbaglierò. Per adesso è assolutamente escluso e non dobbiamo continuare a vederci, sarebbe pericoloso. Laura! Scusatemi un momento. Che coincidenza. Non sapevo che venivi qui. Sì, davvero una coincidenza. Ho incontrato questo giovanotto che abbiamo conosciuto alla mostra di quella fotografa, Elisa. Non te lo ricordi? Certo, lo ricordo benissimo. Vengo dalla polizia. Che disgrazia. Hanno assassinato un mio amico. Poveretto. A proposito, lei è un buon tiratore. E questo che c'entra? Semplicemente che volevo invitarlo a caccia per il weekend. Tutto qui. Ci saranno molti amici. Ho invitato anche Elisa. Penso che le faccia piacere stare con lei. Non sono mai stato a caccia. È un grande sport. E lo troverà appassionante. Bene, io ho bisogno che vada ora. Ciao, cara. L'aspettiamo. Si mette d'accordo con Laura. Spero che non accetterai. Ho paura che sospetti qualcosa. No, no, non credo. È il suo modo di fare abituale. Dobbiamo toglierci questo dubbio. Ci vediamo dopo, eh? Arrivederci. Andiamo a cena insieme? Buona idea, ma domani dobbiamo alzarci presto. Andiamo a caccia. Attento a non ammazzare il cane, eh? Ciao. Ciao. Non te l'avevo detto perché non ci voglio andare. Come l'hai saputo?
Perché hanno invitato anche me. Lei, vero? Lui. Può farmi accendere, per favore? Grazie. È un Aronso, vero? No. Che strano. È la prima volta che mi sbaglio. Perché hai mentito quel cieco? Te lo dico io. Perché menti sempre? Vuoi darmi a bere che Pablo ti ha invitato alla sua villa, vero? È stata sua moglie. Lo so che hai perso la testa per lei. Elisa, non fare una tragedia solo perché ti ho detto che mi ha invitato il tuo amico. Ho deciso di finirla con lui. Avresti dovuto farlo da molto tempo. A me? A lei o alla signorina, insomma, chi di voi fa le fotografie? A chi mi devo rivolgere? Guardi che io non faccio foto da tessera. Avanti, accontentala. Per cortesia, alzi la testa. Così? Bene, ferma. Chi l'ha mandata qui? Guardi un po' più verso sinistra. Chi ha detto? Chi è che l'ha mandata qui? Ho visto la targa al portone. Sicuro che non l'ha mandata nessuno? Sicuro. Senta, ma noi non ci siamo già visti. Non mi pare. Posso fumare una sigaretta? Sì, certo. Strano. Sarei pronta a giurare di averla già conosciuta. Trovato, lei è un medico. Si sbaglia un'altra volta. Perché ha detto medico? Pensavo di averla conosciuta nella clinica dove mi operai. Eppure mi ricorda qualcuno che conosco. Ma via. Io a lei non le ricordo niente? No, niente, assolutamente niente. Bene, io sono pronta. Disturbo? No, no. Pronta? Sì. Bene, allora saranno pronte per giovedì, vero? Sì, giovedì. Scommetto che per quel giorno mi sarò ricordata dove l'ho conosciuta. Adesso! Sbagliata di nuovo. Non fa niente, c'era Laura. Spari sempre sulle bestie che gli altri sbagliano. Beh, non lo trovo molto leale. È la regola. Provi un'altra volta. Non vada mai così avanti. È pericoloso. Non vorrà fare la fine di un fagiano. Vorrei soltanto che la smettesse con questi giochetti. Cosa vuole? Rendermi ridicolo? Ci sta riuscendo. La caccia non fa per me. Già. È molto più facile scaricare una pistola su un uomo addormentato. Ma di che sta parlando? Del piccolo errore che ha commesso l'altra notte. È chiaro che devo ringraziarla di essersi sbagliato. Fa caldo, eh? Ne vuole un po'? Prego. Che storia è questa? Molto squallida. Quella di una donna e suo amante che decidono di liberarsi del marito. No, non sono un indovino, e che a volte ascolto dietro le porte. Che intende fare? Io? Niente. Ma lei? Ucciderà Laura. Questa è tua! Oh, scusa, ero distratta. Ho visto che tieni continuamente d'occhio tuo marito. Oh, non si tratta di tuo marito. Temo che non abbia capito la sua posizione. Non può rifiutarsi. Se io la denuncio per il delitto che ha commesso, nessuno le toglierà la pena di morte.
Non può farlo. Sì, che posso. Tutto dipende da lei. Non capisco. Se invece farà ciò che l'ho chiesto, io sarò generoso con lei. Naturalmente quando potrò disporre della ricchezza di mia moglie. So cosa sta pensando, però dovrà dimenticarlo. Perché nel momento in cui mi dovesse accadere qualcosa, la polizia riceverebbe una minuziosa relazione della brillante storia del suo omicidio. Con quali prove? Non ci sono testimoni. Ti hanno visto in due. Mente. Nessuno m'ha visto. Ah, sì? Però conosco chi potrebbe giurare il contrario. Lei sta bluffando. Tu credi? Ti consiglio di non mettermi alla prova. E tutto il tempo avete parlato solo di caccia? Sì. Di me che ha detto? Niente, non ti ha nominato nemmeno una volta. Questo mi preoccupa di più. Si sta divertendo perché? Ma avevi ragione, sa tutto. E io non ce la faccio più. Dobbiamo eliminarlo. E dobbiamo farlo in maniera che sembri un incidente. Un incidente in presenza degli ospiti. Davanti a tutti. Davanti a tutti. Perché credi che io abbia riunito tutta questa gente? Saranno i testimoni di un deplorevole incidente. Che peccato, così bella. Ma non possiamo permetterci il lusso di essere sentimentali. Vero? E questa volta non dovrai sbagliare. Ricordatelo. Non ammetto nessun errore. Ha paura che sbagli vittima di nuovo? No, non questa volta. Perché un altro errore per te sarebbe fatale. Andrà tutto bene. Tutto filerà perfettamente. Dobbiamo trovare una soluzione. Ci restano solo stanotte e domani. Lunedì vanno via tutti. Smetti di tormentarmi. Non faccio che pensare a questo. Però fanno una bella coppia. Al posto tuo sarei geloso di quel ragazzo. E niente male. È amico tuo o di Laura, eh? Non essere maligna, Johnny. Laura è una moglie esemplare. Oddio, che noia. Signor Conte, è appena arrivata la signorina Forner. Ah. Scusami. Senti, tu non sai fare altro che bleffare. Non mi sbagli. Elisa, ma che bella sorpresa. Alla fine ho deciso di venire. Ma hai fatto benissimo. Vieni. Un momento, prego. Elisa, una cara amica. Ciao. Tutti i nostri amici. Credevo che non sarebbe venuta. Aveva deciso di no. Chissà perché ha cambiato idea. Quella ragazza è innamorata di te. Sta attento perché non voglio complicazioni. Aspetta un momento. Porti il bagaglio della signorina in una camera. Sì, signore. Sono senza bagaglio. Ah, bene. Ciao, Elisa. Ciao, vedo che ti diverti. Sono venuto per questo. E tu? Ma spero di divertirmi anch'io. Permetti? Prego. Vieni. Elisa, devi andartene. Sì, ma con te. Sei una brava ragazza e non meriti che io... Ma per piacere, lasciami in pace. Senti, José, sono venuta per portarti via. Perché qui c'è qualcosa che non capisco. Perché Pablo ti ha invitato? Sa di te e di sua moglie. Perciò io sono sicura che ha intenzione di farti del male. Ma non dire sciocchezze. Ma dammi retta una volta. Smettila. Voglio che te ne vada immediatamente. Piuttosto scortese, Elisa è mio ospite. Quindi libera di fare ciò che vuole. Ma non in casa mia. Cerca di non dimenticarlo mai, Pablo. Questa è casa mia. Non mi sembra molto carino che tu me lo ricordi davanti a degli estranei. Estranei? Già, dimenticavo. Infatti siamo quasi una famiglia. Della quale io non voglio far parte.
E tu cos'è? Ti ho detto di lasciarmi in pace. Come sono stata ingenua. Credevo che nonostante tutto tu fossi... tu fossi il più pulito. Davvero commovente. Ma come mai all'improvviso tanto puritana? E pensare che io la compativo. Perché credevo che lei fosse una vittima di suo marito. Ah, bene. Adesso tocca a me. Tu sei il peggiore. Ascoltami. Per loro non conti niente. Ti distruggeranno. Ti prego, vieni via con me. Per favore, Elisa. T'ho detto d'andartene. Strane creature, siete voi donne. Laura? Senti, Laura, ma sai che Carlos non conosce la vostra collezione? Già, è vero, e desidero che me la facciate vedere subito. Ah, sì, sì, certo, andiamo. Vi accompagno. Non vieni? Sì, subito. Che ottima idea ha avuto Johnny. Ma che vuoi che me ne importi? Ma la mia è una collezione interessante. Non avrei mai immaginato che aveste raccolto tante meraviglie. Dove le avete trovate? Era l'hobby di mio padre e io ho ereditato la sua passione. Guardate questa qui, è appartenuta a Napoleone. Molto decorativa, ma poco efficiente. Ecco, questa è la mia preferita. Sarà, ma io non ci trovo niente di particolare. Sono le strane manie di Laura. Era il revolver di Al Capone. Il gangster? Se la fece fare espressamente per lui. È di una precisione incredibile. E c'è anche una leggenda al riguardo. Si dice che Al Capone la usasse soltanto per sparare al cuore. Deve essere bene. Vera la leggenda, eh? Vuoi provarla? Oh, no, no, per carità. Nessuno vuole provarla? No, io no. Pablo? Cos'è? Provala. Ma Laura, chi vuoi che si azzardi ormai dopo la tua esibizione eccezionale? Ci hai fatto venire il complesso. Non credo che Cos'è abbia complessi. Ma sì, la proverà un'altra volta. Andiamo a ballare, ho voglia di muovermi. Anch'io, un po' di moto fa bene. Ah, io trovo che il ballo mantiene giù. Sono pesante, giovanotto. Che succede? Sono le 4 di mattina, tutti dormono. È ora di mettersi al lavoro. Di che lavoro parla? Devi preparare l'incidente.
Vedrai, sarà facile. Facile come un gioco. Il gioco in cui Laura perderà la vita. Che devo fare? Vieni. Vieni. Vedi quella cabina? È la cabina del trasformatore di energia elettrica di uno stabilimento. Domani, domenica, lo stabilimento è chiuso. Per prima cosa ti accerterai che la corrente sia staccata. Se è ancora attaccata, disinnesta l'interruttore principale. I cavi d'alta tensione passano sopra la mia villa. Tu devi tagliare il cavo di partenza in modo che cada su quell'albero del giardino. E perché non si veda durante il giorno, lo farai scorrere lungo il tronco, però senza legarlo. Deve restare libero, ricordatelo. E il cavo spezzato, poi, lo farai passare sottoterra fino a farlo arrivare a quel tavolo di ferro. E lo legherai a una delle gambe. Cosicché l'alta tensione, quando verrà attivata, si scaricherà sul tavolo. Durante il gioco si farà in modo che Laura si avvicini al tavolo e lo tocchi. In quel preciso momento, tu, che starai nella cabina, innesterai l'interruttore. Quando si produrrà la scarica elettrica che la fulminerà, il cavo si attorciglierà come un serpente e salterà fuori. No, nessuno dubiterà che non sia accaduto in quel momento. Buon bagno a tutti. Grazie, buona cavalcata. Grazie. Arrivederci. Ehi, attenti a non cadere. Spiritosa. Oh, arrivederci, no. Arrivederci. E lei non va a cavallo? No. Ah, lei la pensa come me, eh? Niente di meglio del sano riposo. Buongiorno a tutti. Buongiorno, in campagna, si alza presto. Poi mi spiegherai perché. Ciao, Carlos. Buongiorno. Ma che sole splendido. Uh-huh. Carlos, mi porti qualcosa da bere? Come no, subito. Ti va bene un succo di frutta? Sì. Ah, lei vuol niente? No, grazie. Stanotte è venuto in camera mia. È stato disgustoso. È stata l'ultima volta. Oramai è tutto pronto. In che modo? È meglio che tu non lo sappia. Così i nervi non ti tradiranno quando sarà il momento. Hai bisogno del mio aiuto? Solo una cosa. Questa sera, dopo cena, organizzerai un gioco a pigni. Pegni? Che grande idea! Magnifico, sarà un milione d'anni che non lo gioco. Che bello, divertentissimo. Oh, che bello. Come dove ci mettiamo? Sì, dove? Perché qui non c'è posto. Allora, Pablo? Lì, dov'è quel tavolo? Sì, sì, c'è tanto spazio. Io dirigo il gioco e Johnny che era più giovane di quella da roulette. Forza, ragazzi. Ah, che peccato. Devo andare a cambiare. Prima o poi dovrai toglierteli. Ma va, tanto faccio in un attimo. Scusa. Pablo, che fai qui? Ma niente, guarda. Andiamo? Andiamo, bisogna prendere le sedie. Sì, prendiamo queste. E qui ce ne sono delle altre. Allora. Formate un semicircolo. Io dove vi vieni metto? Qui. Qui va bene. E voi fermatevi lì, eh? Chiudi gli occhi. Sono sicuro che ci metteremo. Attenzione, la roulette dei pegni va a incominciare. E vi avverto che qui non si ammettono scuse, capito? Qualunque cosa ci si debba levare, va levata. Ehi, ma non sapevo si trattasse di questo. Tira giù la benda, Cioni. Sarà l'unica cosa che non dovrai toglierti.
Allora, cominciamo. Sì. Prima di tutto, silenzio. Questo è un gioco molto serio. E se fate casino, finiremo veramente in un casino. Silenzio, ragazzi, non avete sentito. Uomo. Camicia. A me. Certo, Gianto, non sei un uomo. Avanti, tu. Subito, subito, caro, subito. Vieni. Segretario, al deposito. Secondo giro di roulette. Rilling, massima sorpresa. Sarà donna, sarà uomo, sarà... Siamo da Pantaletta, le mutande ci arriviamo domani. Donna! Reggiseno! Oh no, oh no! Sì. Si deve obbedire. Elevato! Silenzio, non rovinamo tutto ora che cominciamo a divertirci. Andiamo. Quarto giro di roulette, uomo! Uomo un'altra volta! Pantaloni! Il gioco si sta facendo rovente! Donna! Sottana! Bene! Brava! Ce n'hai messo di tempo per accorgertene! Attenzione, fate il vostro gioco! Donna! Camicia! La devi fare! E uno! E due! E tre! Uomo! Orologio! Sei sempre il solito fortuna! Il gioco non è ancora finito. E ora, cari amici, prestate la massima attenzione perché è l'ultimo giro. Fine della prima parte. Un momento, perché l'ultima volta? Qualcuno non ha perso ancora niente. Eh già, non è giusto. No, niente, ultimo giro. Gira. Donna! È toccato a te. La catena, Laura. Per essere l'ultima volta ti sei accontentata di poco. Avanti, Carlo, sono ancora un altro. Oh, le regole sono regole. Passiamo ora alla seconda fase, il riscatto dei pegni. Per recuperarli bisognerà subire i capricci della mente più crudele della compagnia, cioè la mia. Tocca a me stabilire se ha ragione o ha torto. Thank you.
Signora, noi avremmo finito. Va bene, andate pure, chiuderò io. Buongiorno. Finalmente se ne sono andati quei cretini. Lì sono partiti tutti, no? Sì. Era ora. E del tuo amico che ne è stato? Pablo, ti odio con tutta l'anima. Sincerità per sincerità, anch'io ti odio. Detesto usare certe espressioni, ma sei tu che hai cominciato. Sai che volevo assassinarti? Anche io. Ma tutti e due ci siamo serviti dello stesso idiota. E siamo ancora qui, vivi. In fondo è stato divertente, no? Dovevo immaginarlo. Mi piacerebbe che l'impiccassero per la morte di Alberto. E che purtroppo non ho la minima prova. Io sì. Ha commesso il delitto con una pistola che gli ho dato io. Ha preso tutte le precauzioni, compresa naturalmente quella di usare i guanti. Ma quando mi ha restituito l'arma, non li aveva. Guarda, eccola qui, è questa. Ci sono tutte le sue impronte. Hai pensato proprio a tutto? Sì, assolutamente a tutto. Pronto? Per favore, centralino, mi chiami la polizia, immediatamente. Centrale di polizia. Polizia? Dica. Sono la contessa De Moncada. Un uomo ha ucciso mio marito. Sì, sì, qui nella nostra villa. Mandate subito qualcuno. Sono sola e credo che l'assassino sia ancora qui attorno. Vi prego, fate presto. Si calmi, signora. Veniamo immediatamente. Stavo aspettando. Già. Per rinfacciarmi gli scrupoli da vigliacco, perché non ho ucciso tuo marito. Dove sta? Gli voglio parlare. No, Pablo non ci darà più fastidio. Denaro, vero? Esatto. Tutto ha un prezzo e tu puoi pagarlo. Così hai fatto con me. Ci pensi adesso? Non credi che sia un po' tardi? Questo lo credi tu. Ma via, non parlare così, ci siamo riusciti. Io non sono riuscito in niente. Ti sbagli, sei riuscito ad avere me. Hai finito? Non ti è piaciuto? Io non ti servo, né a te né al tuo denaro. E avverti tuo marito che se prova a denunciarmi, sarò io che dirò alla polizia che razza di farabutti siete. Perché anche lui mi ha proposto di ammazzarti. Me l'ha detto. Siete tutte e due della stessa specie, disposti a tutto. Te ne vai con la tua Elisa? Voglio ricominciare da capo, ma questa volta senza fretta. Ho imparato la lezione.
Mi sbaglio o hai dimenticato d'avere ucciso un uomo? Non sono un assassino. Ah, no, eh? E che cosa sei? Un burattino a cui tu hai messo un'arma in mano. Ma sei stata tu a premere il grilletto. Non ti lascerò andare. Davvero? Come me lo impedirai? Ne saresti capace? Coraggio. Prova. T'avevo avvertito. Sei pazza. Non direi. La polizia deve trovarti qui. Perché? A che scopo? Per accusarti della morte di Pablo. Eccolo lì. Sì, José. E tu sarai arrestato. La prova contro di te sarà la pistola con la quale è stato ucciso. La stessa arma con cui tu assassinasti il suo amico.